In questi ultimi anni il Consiglio di amministrazione con il Presidente, quindi con il sottoscritto, abbiamo pensato di ridefinire la mission di questa villa storica, di questo patrimonio artistico-culturale. E così abbiamo elaborato uno statuto nuovo e su questo statuto abbiamo scelto due filoni di impegno. Uno, quella della parte costruita nel 1900, negli anni 20 del secolo scorso, di dedicarla ai servizi per le persone più fragili. Stiamo infatti elaborando un progetto per l'handicap complesso, c'è una cooperativa Nivalis che assiste i ragazzi dai 6 ai 18 anni, le loro famiglie, con sostegni psicologici oltre che con interventi di economici. E dall'altra abbiamo pensato di definire invece la villa storica, farne un centro culturale, un centro per eventi dopo la ristrutturazione, presentazione di libri, mostre, cultura, concerti, cosa che già avviene da alcuni mesi perché finalmente abbiamo trasformato le sale del pian terreno, allestendo anche una sala così particolare, una sala multimediale. Nelle due sale in cui ci troviamo era utilizzata dai Visconti e dagli Sforza come la stalla per i cavalli quando frequentavano questa zona per la cacciagione. Dopodiché ha avuto delle traversie, delle radicali trasformazioni e oggi, come vede, noi l'abbiamo ristrutturata attraverso le ditte specializzate, sia per quanto riguarda il recupero conservativo degli affreschi che decorano queste due sale e sia per quanto riguarda la ristrutturazione della villa, perché abbiamo consolidato il pavimento del primo piano, abbiamo rifatto le colonne della villa più tutte le vetrate. Le due parti della villa non sono a sé stanti, ma nell'intenzione di renderle integrate, rapportate alla stessa finalità, cioè di coniugare insieme la solidarietà con la cultura e quindi restituire a Milano la bellezza di questa villa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, discenda su questa casa e vi rimanga sempre.